Un altro passo falso per il Legnano che pareggia 2-2 contro il Chisola. Nel recupero è arrivato il pareggio della formazione allenata da Meloni. E siamo qui a commentare purtroppo un'altra prestazione un po' difficile anche, no? Da analizzare, perché era un Legnano che a 12-13 minuti dalla fine della partita vinceva 2-0, grazie al raddoppio bellissimo di Vernocchi, migliore in campo. Nella mia pagella per Varese Sport trovate l'articolo sul sito, appunto, ufficiale di Varese Sport, mentre qui c'è il commento per gli amici di Sport Legnano. Ed è triste pensare che i Lilla siano in questo momento con 7 punti in 7 partite. Nessuno si aspettava questo inizio di campionato e questo passo falso, perché personalmente è un passo falso, il Legnano non può e non deve essere soddisfatto, chiaramente nessuno lo è, soprattutto qui allo stadio Mai, dove tra l'altro si è anche, come dire, è uscita un po' la voce, ma anche tramite i nostri video e foto abbiamo notato la presenza di Nicola Le Grottaglie in tribuna, esattamente qui sotto dove sto facendo il video, era vicino al presidente Giovanni Monafò e alla società Lilla, chi lo sa che ci potrà essere una novità importante anche per quanto riguarda la panchina del Legnano. Primo tempo dove i Lilla gestiscono, trovano il vantaggio con un bel gol di Banfi, ma è stata una partita spenta, scialba, povera di occasioni e di bel gioco, se possiamo anche permetterci di dire. Il Legnano poi nella ripresa entra, chiaramente il Chisola non ha creato tanto nel primo tempo, anzi praticamente nulla, nel secondo tempo poi Lilla raddoppiano con Vernocchi e poi cade il patatrac perché un gran gol di Lautaro Berrencea riapre i giochi, poi nel finale arriva la beffa col capitano Grancitelli che in sforbiciata, un po' come il gol di Olivier Giroud contro il Bologna, non so se qualcuno se lo ricorda, un gol simile è stato, beffa la vara lì, quindi 2-2 finale. Il Legnano che adesso si prepara ad affrontare l'Asti, ma è una situazione delicata in casa Lilla, vedremo se arriveranno novità. Da Nicola Crespi è tutto, un saluto a tutti, ciao!